Ciao, benvenuta, benvenuto a questo nuovo video. Oggi terza puntata della rubrica Programmazione Quantica. Ti voglio parlare di un esercizio veramente molto interessante che è il programma di base. Che cos'è il programma di base? Questo è un esercizio, secondo me, molto utile, soprattutto per quelle persone che hanno una grande difficoltà a visualizzare, perché spesso ricevo mail di persone che dicono: eh sì, vabbè, nel tuo libro La mente quantica parli di chiudere gli occhi, di visualizzare, di vedere la nuova realtà, ma io non riesco a visualizzare. Ci sono delle escamotage. Un po' ne ho parlato nella seconda puntata, quando abbiamo parlato del vivere la nuova realtà, che va benissimo per chi non sa visualizzare. Qui adesso mettiamo un'altra tecnica che ovviamente può fare anche chi sa visualizzare bene. La tecnica del programma di base dice che devo prendere carta e penna e scrivere quelle 4-5 cose che io vorrei che ci fossero di base nella mia esistenza. Ovviamente questo tipo di tecnica non va su qualcosa di specifico, come può essere un'operazione di manifesting, quando io decido di manifestare una roba specifica molto ben precisa, ma voglio che invece, grazie al programma di base, nella mia realtà ci siano sempre delle cose di base, che siano sempre quelle. Ad esempio potrei scrivere: l'universo si occupa di me, le cose si risolvono da sole, le relazioni sono sempre fantastiche e tutto va per il meglio, nella mia vita fluisce l'abbondanza, nella mia vita c'è sempre la serenità e la tranquillità. Ora, tu dici, ma queste sono semplici frasi che ogni tanto potrei dirmi. E no, è qui l'inghippo. La cosa importante e interessante da fare è prendere carta e penna e scriverle. Se tu le scrivi, l'atto di scrivere permette di incidere meglio nel tuo inconscio quello che tu vuoi. E questo è il primo passo. Potresti anche farlo al computer e stamparlo, no? Se hai voglia. Ovviamente io ti consiglio di farlo su un foglio A4, se vuoi puoi usare dei colori o anche in bianco e nero va benissimo, però direi che il carattere, cioè la grandezza, è importante. Se tu scrivi 3-4 frasi, puoi usare un carattere molto grande, in maniera tale che in un colpo d'occhio riesci a vederle subito. E questo è il primo passo da fare, cioè quello di scrivere. Il secondo passo, che secondo me poi è quello più interessante e importante, è quello di avere questo foglio a portata di mano almeno un paio di volte al giorno. E cioè la mattina appena sveglio, quindi per esempio te lo puoi mettere nel cassetto, nel comodino o appoggiato sul tuo comodino, e appena ti svegli, dopo che ti sei stropicciato gli occhi, a un certo punto te lo prendi, te lo guardi e o a voce o mentalmente ti ripeti velocemente quelle frasi, poi lo prendi e lo rimetti nel cassetto. E poi durante la giornata o la sera prima di andare a letto te lo riguardi, te lo rivedi, ti ripeti le frasi, te le leggi velocemente e lo rimetti nel cassetto, senza metterci troppa enfasi. Io voglio che l'universo... Non va bene, perché se lo fai tutte le volte con questa eccessiva enfasi, vai e scadi nell'attaccamento e nell'ossessione. E questo non va bene. Attaccamento e ossessione, no buono. Ok? E questo lo spiegherò in un video prima o poi. Va fatto con ripetizione, con tranquillità, con distacco, te lo guardi, te lo leggi, magari ci puoi provare anche un minimo di piacere, questo va benissimo. E che cosa succede? Nel momento in cui tu fai sempre questa operazione, pian pianino, queste frasi vanno nel tuo inconscio. Ovviamente devono essere espresse al presente, devono essere espresse in positivo senza il non. Ti rimando sempre ai video di programmazione inconscia, su quella parte relativa a come esprimere gli obiettivi vanno espressi in un certo modo, quindi non posso dire non voglio essere infelice perché il nonno non viene computato dall'inconscio, e quindi è come se dicessi non pensare a un cane che segue un gatto. Prima cosa che ti viene in mente è il cane che segue il gatto, perché il nonno non viene computato. Quindi scriverai: nella mia vita fluisce felicità, nella mia vita fluisce abbondanza, nella mia vita c'è la serenità, e così via. Ok, questa è una tecnica molto semplice, molto pratica. Non devi avere una scadenza, oddio, lo devo fare entro 2 settimane, entro 10 giorni, già voglio vedere i risultati. Lo devi fare con distacco, quindi vuol dire che lo fai senza avere un attaccamento e un'aspettativa che qualcosa debba prima o poi cambiare. Lo fai, punto e basta. Pian pianino, questo programma di base comincia a entrare dentro di te in maniera completamente inconscia, e la tua vita comincerà a cambiare senza che tu te ne renda conto. È una tecnica molto efficace, un po' lenta, ma alla fine funziona.
e io ti consiglio veramente di usarla. Bene, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e io ti rimando al prossimo video che sarà ancora più interessante e ovviamente ti mando un abbraccio grande. Ciao!